Resta chiuso dopo un anno e 7 mesi il ponte di Molina Terno. Bisogna intervenire e procedere con la ricostruzione prima possibile. Non possiamo più aspettare. Si affida a un post pubblicato sul suo profilo Facebook il sindaco di Molina Terno, Luigi Fasciani, per denunciare una situazione divenuta ormai insostenibile. Quella che ha come protagonista il ponte dell'Occhiale crollato sotto la piena del fiume Aterno nel lontano gennaio 2023, successivamente posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Sulmona nell'ambito delle indagini finalizzate a individuare eventuali responsabilità. Indagini che a febbraio dello stesso anno portarono a iscrivere sul registro degli indagati 2 tecnici, uno del Genio Civile e uno della Provincia, a disporre una perizia sul blocco crollato, quel pilone centrale del ponte che, sotto l'effetto della piena causata dalle abbondanti piogge, crollò, rendendo inaccessibile il tratto di strada provinciale che collega il comune di Molina Terno con Secinaro. A ottobre del 2023 la rimozione della struttura crollata, primo passo verso l'annunciata ricostruzione di un ponte a una sola campata. Dopo la rimozione doveva iniziare la ricostruzione, commenta il sindaco Fasciani, invece ad oggi non sappiamo ancora se e quando partiranno i lavori, quelli della nuova infrastruttura per la quale è stato già disposto un corposo finanziamento che ha messo a disposizione la provincia con 2 milioni di euro, spiega il primo cittadino. I tempi difficilmente potranno essere rispettati, si ipotizza, dal momento che sia in zona parco e tra il conferimento dell'incarico di progettazione e le varie autorizzazioni potrebbero trascorrere ancora altri anni.